cosa lì dentro. Mettiti sul divano. Io ti seguo. Wow! Ciupa ciupa, amore! E quello cos'è? Un profumino di unicorno. Aspetta, piano, non rompere la scatola, leggiamo. Sì, è un profumino dell'unicorno. Apri, questo non ce l'hai. No. Apri piano, che magari è di vetro, eh? Piano. Aspetta. È solo la zampetta. Oh, non esce. Sì, esce, aspetta, lo sai che è duro. Ah, è uscito. Oh, uscito. Basta. Come si dice? Anche a te, profumino. Così da mettere nel nuovo bagno. E i dolcini. Regalo del compleanno che ci siamo visti solo adesso. Nonna. Chissà cosa dire. Nonna lo sa che cos'è? Nonna, tu sai tutto? Sì. Tu sai tutto? Scavicchio ma non apro. Ah, questo è di bis. Questo è di bis. Un paio di mutana. No. Beh, quelle fanno sempre comode. Cos'è? Una magliette, aspetta che devo... È l'anno delle magliette. Così ah, rinnovi sì. Il guardaroba. Sì, anche il mio amico gliel'ha regalata una. Dai, bella! Bellissima, bella. Andrà bene la misura. Sì. Wow! Dovrebbe andare. Bella. Grazie! Tempo! Bella, particolare! La scettatura fantasia! Sì! Sì! Azzeccato! Accendi anche l'altra luce! Bellissima, mi piace! Adesso chissà cosa dirà! Scarta la carta! Non c'entra niente! Scarta la carta! Occhio la candela! Con la carta. Scarta la carta. Leggevo. No, non c'entra niente. Guarda, respira però. Non dovevi dire niente. Scarta la carta, butta il fiocco. No, il fiocchetto non buttarlo che può servire. Curiosa! Vai, buca. Così facciamo suspense. Ah! Oh, Ale l'ha fatto scoppiare. Ale l'ha fatto perdere. Cos'è? Una. No! Dopo 20 anni. No! Dai! Ma non è nero, è grigio. No, è nero. È grigio. Questa la voglio prendere. Ma dai, ma pensa a te, che finalmente. Vi ricordate reazioni del bagno? Bellissimo. Passerà qualcosa, penso, non lo so. Che ne dici, mamma? Bellissimo. Sopra il gabinetto. Anche la nuova. Guardate, guardate. Sì, adesso lo prendiamo un po'. Alzate il gabinetto. Certo, si chiude più. Speriamo che non fa effetto. Guarda, già, lì c'era il vuoto che c'era. Che ne dici, nonna? Bello. Mi piace il marmo. È gress. Figura marmo. Gress porcellanato. Eccoci qua. Eccoci. È arrivato il momento. Riprendi. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a mamma. Tanti auguri a te. Auguri a te.
È la torta di Harry Potter. Aspetta che ti piace? La scritta. Aspetta che faccia la foto. Vado? Sì. Vai. 3, 2, 1. Auguri! Grande augurio di serenità, salute e benessere per i tuoi prossimi 64 anni. Che vita lunga che ti aspetta. Sono arrivati dei regalini. Lo vediamo. Bigliettino, c'è tutto Roby. No, qui qualcuno ha sberliccato. Perché non stava attaccato. Happy birthday. Augurandoti un mondo di bene per i tuoi restanti. Anch'io 63, anch'io. E sono i prossimi, i tuoi sono restanti. I miei restanti 63 anni. We love you, mamma, papà, bis. Con due S. Grazie. Sono quegli occhiali. 100 anni. Ah, il recupero occhiali, che già che avevo detto soldi per gli occhiali. Vabbè, prima apro. Però... Prima questo? Prima quello piccolo. No, io batta. Prima questo o prima questo? Quello che vuoi. No, quello. Questo? C'è anche i cuoricini. Scarta la carta, dov'è la mia pupi che dice scarta la carta? Io apro i regalini, Vai, lasci mamma da sola aprire i regalini. Senza no Fede, no party. Vero amore? Dov'è Fede? Bagno. È in bagno, aspettiamo Fede. Pausa. Faccio che farà il ciao. E anche lei. Va bene. Evviva! Della Toshiba! Della Toshiba! Aspetta. Sono già pronta io. Mamma. L'hard disk per il lavoro! Mamma, ma dopo ti posso aiutare ad aprire questo grande? Sì. Bello questo, Oh, che effetto vederli piccolini così. Quello che avevo io adesso ancora il casermone con anche la spina, cioè devo attaccargli la spina per dargli corrente più il cavo al computer, cioè, ma poi teneva poco, come usare 200 giga, sì, una volta già tanto c'era quello. E adesso che passa il tempo sarà ancora più piccolo. Io apro, aiutami. Piano, perché devi via tutta la tovaglia. Che stacchi anche il telefono qui. Ti sei fatta male. Perché mi ero appoggiata. Ma ti appoggiare il tavolo. Taglia il cordino, Ma sì. Noi lo passiamo in mezzo. Ecco. Zitto. Ma quante cose. Con dolore qui. No, mamma, quella non la mettere, è bruttissima, perché cattiva. Quindi Disney. No, non l'hai vista. Sì che la vedo nel video. No, bruttissima, perché c'è la cattiva. Cosa c'è scritto? Bruttissima. Ce l'avevi? No, la prendo la foto. Sì, perché è due ore che faccio così, la perché... Carina! È malefica! C'è scritto malefica sopra. Maleficent. È scritto in tipo quella scrittura antica che... Bella, poi bella, senti come spessina. È difficile da leggere. I pantaloni, esattamente come quelli che ho addosso. È tutto abbinato, C'erano solo quel colore. No, forse non sono proprio identici, No? Forse sono un pelino. Cambia un pochino, sì. Un pelino più tintato, meglio, così non sono identici dentro. Pantaloni. È proprio maculato dietro. Ah, bello, tipo fumo, come quando arriva lei. La malefica. E poi bella questa, che carina. Oh, è la mia preferita. È un po' grossa per te. E uffa,
Bugs Bunny che corre come me quando corro a pulire casa. Non hai lo stesso sorriso quando vai a pulire. No. Bunny lì. Ho tic nervoso all'occhio quando esco. Che carina. Vedi quanto è grossa L. Ha le orecchie grigie. Adesso la provo questa. È bella, c'ha un sorriso lì, poi è bella. Ma si sposta. No, nella casa. Hanno gli occhiali. Ah, ma è una Peppa Maglia. Sì, sono questo già. Ah, guarda, va bene. Bella. Ti piace? Sì. Bella, non avevo felpe nera io. Ma poi guarda col grigio. Col grigio ci sta. Bella, come risalta. Ma anche quella che è leggera. Sì, certo. Proprio quella lì è un po' più leggera. Ma che dici? Perché parli da là? Però fosse stata una tele. Grazie a tutti. È già per domani, eh. Vanno via. Guarda anche sta. Se mi guardo mi spavento. Vanno via. E gli anni li ha già compiuti, eh. Non è che ne compie. Vanno via. Ciao ciao. Ah, io sì, l'ho messa per provarla. No, va bene. Sì. Ma non hai freddo? No, in casa no, perché con la stufa e tutto, sì, sto che aperto cambiamo un po' anche l'aria. Ah, già. Ragazze, allora, giornata finita, sono distrutta nel vero senso della parola, ma è stata una giornata bellissima, faticosa, perché comunque stamattina mi sono messa a fare tante cose, ieri sera ho fatto tardi, sono andata a letto tardi, però ne è valsa la pena anche vedere la faccia dei miei genitori quando hanno visto il bagno, i bimbi contenti, insomma, bello, è stato tutto super super bello. E adesso mi strucco, ho già messo il pigiama, mi strucco e mi vado a rilassare un po' su a montare il video di ieri, perché devo ancora montare quello di ieri, proprio del giorno del mio compleanno, e poi appunto vi metterò questo, anche perché quello di ieri dura più di mezz'ora, quindi devo anche cercare di stringere un pochettino, perché stanno durando veramente tanto in questi giorni i vlog, e quindi insomma devo cercare i punti salienti. Adesso mi prendo qualcosa di fresco da bere, una bella bottigliona d'acqua, perché comunque oggi tra patatine, pizzettine, salatini, torta e tutto quanto, io poi patisco. Ho bisogno di bere tanta acqua. Adesso sicuramente, ragazzi, i compleanni sono terminati e da qui a giugno, almeno a giugno, insomma, da qui all'estate dobbiamo veramente fare detox, ragazze. Cioè, a parte domani, che ho promesso ai bambini che avrei fatto gli hamburger stile McDonald's, che volevo già fare il giorno del compleanno, poi non li ho fatti. Avevo una molletta qua, mi sa che l'ho portata su. Devo tenermi, adesso poi mi devo organizzare bene il bagno, perché voglio mettere un sacco di altre cosine, anche mollettine per quando mi strucco, una fascia, qualcosa. E poi gli spazzolini sono ancora su, quindi niente, i denti me li lavo su. E quindi dicevo, a parte domani che ho promesso a tutti di fare questi mega hamburgeroni, non che siano, insomma, fatti in casa, sono abbastanza salutari.
c'è di meglio, però comunque un hamburger, poi ci metto tante verdure, ci metto l'insalata, il pomodoro, io salse ne metto veramente proprio un goccio di ketchup, non è che metto chissà che salsoni. Ah, tra l'altro vi consiglio questo, l'avevo trovato nel calendario, ne ho due, e vabbè ho anche l'altro qui, ho anche quello grande, però questo qua lo tengo poi, visto che è nuovo. Lo tengo per poi. Mi sta piacendo tutto di quello che ho trovato nel calendario, anche il deodorantino. Questo qua è un latte corpo 5 in 1. Tutto ottimo, veramente. Quindi penso che il prossimo anno per Natale mi regalerò di nuovo il calendario Nivea, perché almeno sono cose che utilizzo, non sono proprio assolutamente soldi buttati, anzi ho sfruttato quasi tutto. Ho giusto ancora le saponette che stavo valutando per ora di metterne una qui e metterla dove c'è il bidet e per ora sfruttarmele sinceramente, anche perché quelle Nivea fanno molta crema, molta schiuma, quindi ci può anche stare, e però non so se vanno bene per l'intimo, forse no. Comunque se no lo metterò qui e voglio sfruttarle, perché tanto a me il profumo Nivea mi fa impazzire. Mi fa veramente impazzire. Devo anche lavarmi gli occhiali perché dopo questa giornata sono un po' così, un po' appannati. Tanto adesso vado su e mi lavo anche gli occhiali. Io vi do la buonanotte, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Un bacione grande grande, grazie a tutti per gli auguri e ci vediamo domani per continuare questa vita da 30 settembre.